Ecco, c'è stata una mattinata di celebrazioni che si è aperta proprio con l'inaugurazione di questa mostra fotografica per i 75 anni dalla nascita dell'Ispettorato di Pubblica Sicurezza qui in Vaticano. Sono state scelte ovviamente le immagini più significative, una mostra che è stata aperta e visitata dalla ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, e dal capo della Polizia, il prefetto Franco Gabrielli. Entrambi poi hanno assistito all'udienza straordinaria in aula Nervi di Papa Francesco, dedicata ai poliziotti e alle loro famiglie, un'udienza che è stata introdotta dal saluto della stessa ministra Lamorgese, che ha innanzitutto ringraziato il Papa per le parole di speranza avute durante il periodo più difficile della pandemia, e poi, proprio riferendosi al dramma del coronavirus, ha detto: sono enormi le difficoltà economiche e sociali che abbiamo dovuto affrontare in questi mesi, ma confidiamo sull'uso delle risorse che arrivano dal Recovery Fund e su un uso soprattutto veloce. Allora sentiamo le parole della ministra. L'esperienza della pandemia ha evidenziato le difficoltà sociali ed economiche che allungano la loro minacciosa ombra sul futuro. Ma le misure finanziarie decise dall'Europa, salutate come una poderosa e potente linfa, aprono scenari incoraggianti per la ripresa dell'economia continentale. Dovremmo farne un uso sollecito e lungimirante, anche per combattere vecchie e nuove diseguaglianze. Vecchie e nuove diseguaglianze che potranno dunque essere combattute anche attraverso questi fondi che arrivano dall'Europa, ha detto la ministra Lamorgese, che poi si è soffermata però anche su un altro dei temi che stanno più a cuore a Papa Francesco, ovvero il dramma dei migranti. Su questo, ha detto la ministra, l'Italia ha sempre dato una grandissima prova di generosità e un grandissimo spirito di accoglienza. Allora io vi lascio proprio con le parole della Lamorgese su questo e poi linea allo studio. Nessuna coscienza può ritrarsi di fronte alle sofferenze di un essere umano, alla disperata ricerca di una via di salvezza e che per questo è disposto a mettere in gioco la propria vita. Lo sforzo di accoglienza di cui il Paese si sta facendo carico è un'eccezionale prova della sua grande generosità, che riesce infine a prevalere sul mare nero dell'indifferenza.